costo di restare senza acqua nei periodi di secca e il comune corre ai ripari. Marina D'Alesso. Cristian. Avanti. Ti ha trovato qualcosa? Ho appena trovato il contattore, sotto le bottiglie, sotto i tubi plastici. Gondolieri sub, volontari per la pulizia dei rii, operazione che ha portato a una tonnellata di rifiuti recuperati. La ricerca qui oggi è andata purtroppo bene perché abbiamo trovato parecchie cose. Stiamo facendo 20 metri dalle 8 e mezza di stamattina, abbiamo un sacco di bottiglie, copertoni, testiere di letto, pezzi di impalcatura. Immondizia che insieme al fango si sedimenta, i sedimenti si accumulano, i fondali si alzano e l'acqua se ne va. Come se Venezia si preoccupasse, vuol dire la morte della città. Perché attenzione, che i rii devono essere scavati, poi dovremmo arrivare con le ambulanze, dovremmo arrivare eventualmente con i vigili del fuoco, con il pronto soccorso, con le barche di Veritas che devono raccogliere l'immondizia, cioè Venezia vive sull'acqua. E rischia di restare proprio senza acqua, che prospettiva inquietante. E non è fantascienza perché già accade, per questo dopo decenni si torna alla tradizione. Parola d'ordine, pulizia dei rii. Attraverso questa venna l'imbarcazione sta scavando tutto il sedimento che si è accumulato nel corso del tempo e si scaverà 80-100 centimetri di fango. È un'operazione molto estesa, vengono presi 30 canali, circa 30 canali, 5 milioni di euro e su questi si procede allo scavo. E non è tutto perché sotto il Ponte della Libertà ha deciso di piazzarsi un'enorme colonia di cozze americane, praticamente una diga naturale, ma anche loro avranno vita breve.